mio è solo quel ruolo e cerco di tenermelo stretto e di farlo nel miglior modo possibile, ecco. Cercando di trasmettere qualcosa di buono ai ragazzi in termini anche di esperienza, di contenuti tecnici, situazionali, comunque situazioni di gioco, ecco. Sì, noi siamo quattro ragazzi under, anzi con me cinque. Perché abbiamo anche Carbonaro, che è l'altro 2003 all'interno della società, a sostegno, insieme a Strino, che è l'altro 2003. Poi abbiamo, diciamo, i due under più grandi, che sono Marone, che conoscete tutti, e Tocci, che sono 99 e 2002. Ecco, c'è da fortificare quello che hanno, cercare anche di migliorare qualche aspetto nel limite del possibile. Siamo qui per questo e comunque di farli crescere tutti e quattro. È logico che il portiere, soprattutto quello che gioca di più, cerchiamo di mettere tutti in condizioni per i ragazzi, per farli crescere, cercare di dare delle prospettive, un avvenire. E cercare nella nostra piccola squadra portiere di mettere in difficoltà l'allenatore nelle scelte. Ecco. Ho nominato i quattro interni, ma nell'organigramma dei portieri dell'FC Messina c'è anche Buonasera, che si è fatta la società, ha ritenuto opportuno e giusto, secondo me, comunque dare una possibilità, pur rimanendo nostro, per avere qualche possibilità in più di giocare. Anche se, diciamo, ha fatto il calo di categoria andando in eccellenza, non è facile giocare perché bisogna conquistarsi il posto e la fiducia di un intero ambiente, nel caso comunque dell'Egea Virtus, anche dello staff tecnico. E quindi secondo me è una buona soluzione in modo che possa giocare con continuità e vedere, costruirsi un nome, ecco. Magari per poi potersi riproporre con l'FC. Sono arrivato a Messina, c'era una situazione analoga. Avevamo la Peloro e la S Messina. Credo così, leggendo un po' in giro e comunque in quelle che sono le intenzioni, aspettative dei tifosi, il messinese, il tifoso messinese vuole una squadra da amare e da seguire. In questo momento c'è questa situazione qua dove comunque le due società vogliono fare bene tutte e due. Io adesso sono da questo lato in tutta correttezza e sincerità, non mi sento di parlare sull'altra società perché non so cosa c'è in casa d'altri. Però è anche vero, ripeto, che i tifosi giustamente si aspettano una squadra nei professionisti degna di questo nome, lasciando stare quello che è stato il passato, perché il calcio adesso, soprattutto da noi in Sicilia, fa grossa fatica. E quindi cercare di in qualche modo di venire fuori, che sia l'una, che sia l'altra, che siano tutte e due, non è un problema, perché a volte comunque unire le forze può essere non sempre la soluzione giusta, quindi. Ripeto, io da tifoso posso dire, l'importante è che una squadra faccia bene e che venga fuori il nome Messina. Poi, se siamo così bravi, così prosperi, così ricchi, che ci possiamo permettere due squadre, va bene lo stesso. Sì. Allora, io ho fatto un'esperienza al CUS come scuola calcio, attività di base, che è un altro aspetto che mi piace tanto. Comunque faceva parte di un progetto diverso anche con l'università. Io ho fatto calcio anche dal 2012 al 2016, comunque come coordinatore dei preparatori portieri a Catania, una squadra professionistica dove mi era piaciuto tanto, comunque un po' di esperienza ce l'avevo. L'esperienza al CUS è stata bellissima, altamente formativa, ma come tutti i progetti nascono, c'è un inizio e una fine, però molto formativo. Per quanto riguarda Vincenzo Marrocco, comunque sarà un piacere rivederlo, riabbracciarlo perché è un ricordo bellissimo ed è una brava persona.